Torna in presenza, dopo la brusca interruzione dello scorso anno causata dal Covid, il premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, giunto quest'anno alla 38esima edizione. Sul palco del rinnovato Teatro Marrucino di Chieti, 57 tra lavoratori e imprese delle province di Chieti e Pescara hanno ricevuto pergamene e premi come riconoscimento al lavoro svolto ininterrottamente nelle varie categorie del premio, che per il presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, Gennaro Strever, vuole essere un segno di riconoscenza all'impegno lavorativo. Oggi è una duplice festa. La festa perché andiamo a dare un riconoscimento a delle persone che si sono distinte nella vita e che hanno realizzato qualcosa, e un riconoscimento al lavoro. E il lavoro è la cosa più importante. Cominciamo a dire che il peggio della pandemia ormai è alle spalle. Qui nel territorio oggi diamo anche un riconoscimento speciale al professor Parruti, che è stato sicuramente uno che ha contribuito molto per il territorio affinché ci lasciassimo la pandemia alle spalle. Per cui oggi con grande piacere incontro tutti questi colleghi che in qualche maniera si sono distinti nella vita. Nello specifico sono stati 4 i lavoratori autonomi e dipendenti delle province di Chieti e Pescara premiati, che hanno prestato un servizio presso la stessa impresa o settore con un minimo di 25 anni. Un altro riconoscimento è andato alla categoria dei liberi professionisti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali riconosciuti. A consegnare i riconoscimenti sono stati i rappresentanti dell'ente camerale e Paolo De Cesare Manuel Pantalone, rispettivamente vice sindaco e assessore al commercio del comune di Chieti, nel corso della cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Mila Cantagallo. Nella categoria delle imprese dei settori agricoltura, caccia, pesca, artigianato, commercio, industria e servizi con almeno 30 anni di ininterrotta attività sono state premiate 52 aziende, ma la novità di questa 38esima edizione del premio Fedeltà al Lavoro è stata la categoria dell'impresa longeva per le aziende iscritte da oltre 60 anni ininterrottamente al registro imprese della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Le 4 imprese longeve di quest'anno, salite sul palcoscenico del Teatro Marrucino, sono state la Arturo D'Alessandro in figlio, Enoteca D'Alessandro, la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa, la Donato Di Fonso e Fratelli S.P.A. e la Fara dei Fratelli De Cecco di Filippo S.P.A. 2 premi speciali sono infine stati assegnati a lavoratori che si sono particolarmente distinti per meriti, apportando contributi significativi nei settori della scienza e dell'economia. I riconoscimenti sono stati assegnati all'ingegner Giovanni Di Vincenzo della IGEFI SRL, una delle maggiori realtà industriali abruzzesi, per aver saputo creare una realtà di respiro internazionale nel settore dell'impiantistica per telecomunicazioni, trasporti ed energia, e al dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Pescara e referente del Covid Hospital, per aver combattuto in prima linea la lotta al Covid.